della settimana con Zampe Amiche. Abbiamo parlato prima di leggi di tutela degli animali, anche di queste richieste che vengono fatte, no? Per considerarli dal punto di vista della Costituzione, forse di quello che poi anche il percorso di vita, quello dell'animale, quello dell'essere umano. Ci hanno pensato per fortuna anche gli amici della FIPE, c'è questo comunicato molto importante che riguarda anche la nostra rivoluzione positiva, pet friendly, ma che bello, io ne ho parlato già nei giorni scorsi e dalla FIPE abbiamo il direttore generale, niente proprio di meno che ci aiuta. Buongiorno al dottor Marcello Fiore. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. È vero, e soprattutto agli amici animali, perché insomma certo, questo riguarda loro. Direttore, certo. che cosa è successo nell'ambito della FIPE finalmente di questo comunicato molto importante? Allora, diciamo che cosa è successo? Che la normativa comunitaria prevede in materia di igiene degli alimenti che le associazioni facciano dei manuali di corrette prassi igieniche che poi vengono vidimati dal Ministero che li approva e che questi manuali costituiscano una traccia alla quale devono adeguarsi tanto gli operatori alimentaristi quanto le autorità di controllo. Ora, non so se voi ci avete fatto caso, ma in molti posti, in molte città, ci sono delle ordinanze fatte dall'ASL o dal comune, ad esempio a Venezia, che vietano l'accesso degli animali nei locali comuni dei pubblici esercizi. Queste ordinanze erano state fatte sul presupposto di problematiche di tipo igienico-sanitario dagli animali. Sì. Con il nostro manuale che è carattere scientifico e che è validato dal Ministero si è detto, signori cari, non ci sono motivi di igiene che vietino l'accesso degli animali. Questo era già pacifico quando nel 1974 fu fatta una legge che obbligava molto giustamente ad accogliere i cani guida in tutti i locali pubblici. I cani guida sono quelli che accompagnano i non vedenti, ad esempio, sì. No? E naturalmente se puoi entrare un cane guida e non dà problemi di igiene, è chiaro che anche altri animali non danno problemi di igiene. E quindi con questo manuale abbiamo chiarito che se uno non vuol fare entrare i cani in un locale può avere tutte le motivazioni che vuole, tranne quelle di igiene, perché non c'è nessun pericolo sotto il profilo igienico-sanitario per gli avvettori e per il personale. A meno che naturalmente il cane non abbia la rabbia e sbrati qualcuno. È certo. E questo certo. È evidente. Tant'è vero che per adeguarci a tutta la normativa sul possesso degli animali, sul manuale abbiamo scritto che naturalmente questi cani devono essere condotti al guinzaglio e con la museruola. Certamente, infatti. Mentre invece i cani guida possono entrare come vogliono anche senza museruola perché non ci sono problemi di nessun genere. Giustamente. Voi avete incontrato qualcuno che ha fatto polemica o magari avvisando naturalmente proponendo e poi facendo notare che c'è tutto sul manuale? Insomma, come è andata prima della preparazione? Diciamo che noi abbiamo trovato una grande disponibilità da parte del Ministero della Salute, sì. E abbiamo soprattutto avuto delle richieste da anni da parte del Ministero del Turismo che diceva guardate signori che gli stranieri che vengono in Italia, che quindi aiutano molto la nostra bilancia dei pagamenti, in genere hanno dei piccoli amici e tanti non vengono in Italia per le difficoltà di stare con i loro animali. Quindi in Italia oltretutto ci sono 7 milioni di famiglie che hanno dei cani registrati, se ci mettiamo quelli non registrati diventeranno 9-10. Ah, sì. E quindi questi sono 10 milioni di clienti che in questo periodo di gravissima crisi, nella quale noi abbiamo dovuto pure attuare il recesso del contratto collettivo nazionale di lavoro, sono tutte occasioni di consumo in più, perché se vado a spasso col cane, è evidente che se non posso andare al bar perché c'è la targhetta e non posso entrare, io non mi prendo il caffè, ma il barista lo guadagna. Mm-mm. Io non vado al ristorante e il ristoratore perde magari una famiglia a quattro pasti. Certo. Perché magari mi vado a comprare qualcosa fuori per non separarmi dal cane, me la mangio su una panchina. Quindi su questa è una misura anche anticrisi che vuol favorire
sia il rapporto uomo-animale che soprattutto anche l'economia dei pubblici esercizi. E tenga presente che con questa misura si combatte in modo pratico l'abbandono degli animali. Vero. Perché nessuno potrà dire che è stato l'abbandono perché non ti posso portare fuori con me. Ha ragione. Sarà più facile vedere quindi finalmente o cartelli che dicono io posso entrare o benvenuti o magari non vederli più. Del resto poi sarà, e speriamo possa diventare, una situazione che si lega alla normalità, alla vita quotidiana e alla condivisione della vita con gli amici animali. Noi contiamo naturalmente sulla sensibilità dei padroni degli animali. Ovvio. Perché un cane mordace non lo farò entrare, un cane che è appena uscito dal torrente dove è andato a caccia di anatre non lo faranno entrare. Insomma, ci sono i casi, naturalmente, è vero, confidiamo nell'educazione certo, e in tutto il resto. È chiaro, perché l'animale è educato, il padrone qualche volta. Sì, mettiamo la museruola anche a lui, direttore. È vero. Comunque, una bella notizia questa, noi siamo contenti di aver parlato con lei e quindi di aver contattato la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, che ha anche un sito molto importante, come lei ha detto, fipe.it, dove si trovano tutte queste indicazioni. Esatto, tante curiosità sul mondo della ristorazione, dell'intrattenimento e del bar. Infatti, a noi servirà magari, anzi, noi siamo contenti di averne parlato oggi in questo contesto e speriamo di risentirci per poter parlare ancora di iniziative, di cose che vengono fatte per rendere anche protagonisti i cittadini, ma anche tutti coloro che hanno un esercizio pubblico, insomma, non è facile in questo periodo, meglio darci una mano tutti insieme. E a questo punto la ringrazio, direttore, vi auguro buon lavoro, ci risentiamo grazie presto. Grazie a tutti, arrivederci a tutti gli ascoltatori. Grazie e buona giornata, grazie ancora. Abbiamo parlato con il direttore Marcello Fiore, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, con questo manuale. Io vi ricordo che sul sito trovate proprio l'articolo, il comunicato preciso per quello che riguarda anche questa normativa. Tutti pet friendly, bar, ristoranti e negozi. Io continuo a fare questo applauso ai negozi che appongono il cartellino, magari poi non ci sarà veramente più bisogno, no? Io posso entrare, e soprattutto quello che ho visto in alcuni esercizi pubblici, in alcuni negozi anche in centro città, dove c'è la ciotola per l'acqua, che è il dog bar, in questo caso, ed è un'ulteriore iniziativa, e tutto quello che si può fare per i nostri amici animali. A noi sembra una cosa molto importante, continueremo a parlare all'interno di Zampe Amiche.